Sediamo in una posizione comoda, con la schiena eretta, dritta, ma non rigida. I piedi poggiati per terra oppure le gambe incrociate e le mani adagiate in grembo oppure sulle ginocchia. Gli occhi sono chiusi oppure socchiusi e il mento leggermente rivolto verso il petto. Portiamo la nostra attenzione alle sensazioni del corpo. Ora che sentiamo la campana, ascoltiamo ogni suo rintocco. Poi spostiamo l'attenzione alle sensazioni che ci rimanda il nostro corpo, che possono essere sensazioni termiche, come la sensazione di calore che possiamo percepire in questi giorni, ma in questo momento in punti specifici del corpo, il viso, le mani. E poi ci sono le sensazioni di contatto delle mani sulle gambe, sul grembo, dei piedi per terra oppure incrociati uno sull'altro. E del corpo dei glutei sulla seduta. Portiamo l'attenzione ad ogni piccolo dettaglio di queste sensazioni e di come non sono mai uguali a se stesse. Ogni istante queste sensazioni cambiano. Forse di pochissimo, ma se prestiamo sufficiente attenzione noteremo come non sono mai uno uguale all'altra, un istante sempre in divenire. La sensazione del peso, del contatto con il piano d'appoggio e degli arti delle mani sopra le gambe è il nostro elemento terra. Percepiamo il nostro corpo pesante, attratto dalla forza di gravità sulla superficie della Terra. Un altro tipo di percezione è invece la percezione della morbidezza, della duttilità che
che ci permette di essere seduti e di non provare dolore. Al contatto con il piano d'appoggio, con gli arti tra di loro. Questa caratteristica di morbidezza e di compattezza è l'elemento acqua. Quindi, notando questi due elementi, possiamo percepire il nostro corpo come pesante e morbido. Il terzo tipo di sensazione è legata alla percezione della temperatura sulla pelle. Quindi possiamo percepire sensazioni di calore, soprattutto sotto i vestiti, per esempio, e anche di fresco, magari se abbiamo i piedi appoggiati sul pavimento, oppure se avvertiamo il venticello che ci accarezza la pelle. E questa sensazione di temperatura, di calore, è legata all'elemento fuoco, che al peso e alla morbidezza aggiunge il calore alle caratteristiche del nostro corpo, che quindi è pesante, morbido e caldo. Quarto tipo di sensazione possiamo provare legata a queste tre è una sensazione di movimento. È il movimento naturale che il nostro corpo fa nell'inspirazione e nell'espirazione. Quando gonfiamo l'addome nell'inspirazione, e quando si contrae nell'espirazione. Questa sensazione di movimento è l'elemento vento. Quindi aggiunge a un corpo pesante, caldo e morbido anche un corpo che si muove senza il nostro intervento, per sua insita saggezza. Per approfondire questo elemento vento, oltre alle sensazioni, per esempio, sull'addome o sul petto, possiamo sentire un'altra sensazione sotto il naso, sopra il labbro superiore. Portiamogli l'attenzione e percepiamo le sensazioni che l'aria che entra e che esce dal nostro corpo genera sulla nostra pelle.
Quando inspiriamo sentiamo l'aria un pochino più fresca che genera un tocco deciso sotto il naso, sopra il labbro, all'imboccatura delle narici per entrare nel nostro corpo. Quando espiriamo sentiamo la sensazione un pochino più calda e più diffusa dell'aria che esce e che spazza la pelle. E anche in questo caso attiviamo la nostra curiosità nel notare come ogni istante, ogni tocco dell'inspirazione e ogni tocco dell'espirazione è diverso. Lasciamoci sorprendere dalle sensazioni che il nostro corpo ci rimanda. Rilassandoci, non intervenendo e lasciando che il corpo con la sua saggezza si prenda cura di se stesso. Se in un qualche momento ci accorgiamo che la nostra attenzione non è più sotto il naso, ma è andata in un qualche pensiero, chiacchiericcio mentale, ricordo, preoccupazione, ansia, pastellinario, siamo contenti, invece di arrabbiarci, rallegriamoci del fatto che ce ne siamo accorti. Perché proprio questo è un attimo di quell'attenzione che vogliamo coltivare. E quindi con un sorriso e con gentilezza riportiamo l'attenzione là dove deve stare, sotto il naso, sopra il labbro superiore, all'imboccatura delle narici, per sentire la percezione dell'aria fresca che entra nelle narici quando inspiriamo e il leggero tocco dell'aria tiepida che tocca la pelle quando espiriamo. Riportiamo l'attenzione lì ogni volta che va da qualche altra parte, sempre con gentilezza. E approfittiamo anche del suono della campana, che anche se noi non ci accorgiamo e magari siamo distratti, ci riporta l'attenzione sotto il naso, sopra il labbro superiore, dopo aver ascoltato tutti i suoi battimenti fino all'ultimo.
Di nuovo, quando ci accorgiamo di essere distratti, ricordiamoci di sorridere, di non crucciarci, frustrarci, di non seguire questa frustrazione, ma anzi di rallegrarci. E con gentilezza, di nuovo, riportare l'attenzione sotto il naso, sopra il labbro superiore, alle punture delle narici. Ricordiamoci che la parte finale non è un'uscita dalla meditazione, ma anzi un approfondimento, un ampliamento. Questa fase in cui noi dedichiamo il merito derivante da questa pratica di consapevolezza al beneficio di tutti gli esseri senzienti dell'universo, un insieme, ricordiamoci, di cui facciamo parte anche noi. Quindi, noi dedichiamo il merito sia a noi stessi, sia a tutti gli esseri senzienti dell'universo in egual misura, applicando quella virtù che viene detta equanimità, ovvero sospensione del giudizio. Cioè, io non sono più importante degli altri, gli altri non sono più importanti di me. Tutti quanti noi siamo importanti. E a questo insieme di tutti gli esseri senzienti dell'universo, All Lives Matter, noi dedichiamo il merito di questa pratica di consapevolezza che tutti questi esseri senzienti, dappertutto, dovunque siano, possano vivere in pace e al sicuro, che tutti gli esseri siano liberi dalla nascenza, dall'avidità, da ogni ostilità, che tutti gli esseri siano liberi dalla sofferenza e dalle sue cause, dalla paura, dal male, da ogni conflitto, da ogni dispiacere. Che tutti gli esseri siano ricolmi di amorevolezza, di compassione, di gioia altruistica e di equanimità. Che tutti gli esseri in tutte le direzioni dell'infinito spazio, in tutte le dimensioni, alla nostra destra, alla nostra sinistra, davanti a noi, dietro di noi, sopra di noi, sotto di noi e in tutte le direzioni intermedie all'infinito, possano realizzare la pienezza del risveglio, noi compresi. Sadhu, sadhu, sadhu.